Questa sera, in questa splendida serata, veramente bella, perché abbiamo un ospite speciale. Abbiamo a Domenico Dara, che ci presenta il suo secondo romanzo, dopo il successo del primo, presentato anche qui a Soveria, però non sotto piazza, sopra la piazza, al quale hanno assistito un po' un numero maggiore di persone. Noi ci scusiamo col professore per questa piccola coincidenza tra l'estate e la sua venuta, e cerchiamo di presentare il suo secondo romanzo, quando il primo è stato già premiato al premio Italo Calvino nel 2014 e ha avuto delle critiche lusinghiere. Io ho letto sulla rete, ne ho letto soltanto una, veramente lusinghiera, del critico letterario Giampaolo Serino, che è anche scrittore, è molto accreditato, che addirittura ha definito Domenico Dara un genio. E quindi siamo felici di ospitarlo questa sera a Soveria, dove ci parlerà del suo secondo lavoro. E prima di dare la parola a lui, la cederei al professore Caligiuri per una presentazione un pochino più approfondita sull'opera di Dara. Grazie. Il nostro signor Sindaco è sempre garbato ed ha introdotto nel modo migliore l'appuntamento di questa sera. Allora, noi iniziamo Essere a Soveria in un certo senso, con un breve trattato delle coincidenze. Il mio maestro Giorgio Galli probabilmente parlerebbe di coincidenze significative, ma vediamo di che cosa si tratta. La prima coincidenza è la presentazione di un libro. Nel 1988, 29 anni fa, il prossimo anno, caro Sindaco, saranno 30 anni che abbiamo organizzato, caro Franco, Essere a Soveria, siamo partiti con l'idea della cultura. Ora, il libro è sinonimo di cultura. E l'anno scorso, grazie all'impegno soprattutto del consigliere Giovanni Paola, Soveria Mannelli è diventata città del libro. È una delle città del libro d'Italia. Nel 2003, nella variazione dello statuto comunale, noi avevamo previsto l'utilizzo che il comune promuove, l'utilizzo consapevole di internet, tanti anni fa, e abbinando questo alla lettura di libri e di quotidiani, con delle iniziative specifiche che organizzammo presso la biblioteca e la mediateca Giorgio Gaber. La seconda coincidenza è che i libri, caro Domenico, danno adito a coincidenze o forse ad equivoci. Valérie Trailveller è una giornalista francese che dal 2005 al 2014 è stata la compagna di François Hollande, che nel 2012 è stato eletto presidente della Repubblica Francese. Il 4 settembre del 2014 pubblica la Valérie Trailveller un libro che si chiama Merci pour ce moment, grazie per questo momento, che in 6 giorni vende quasi 450.000 copie, un grandissimo successo. Cosa succede in quel periodo, nei giorni successivi alla pubblicazione? Che in una graziosa cittadina della Bretagna, Lorient, la libreria L'Imaginaire, che è diretta da Damian Petrovic, mette sulla porta della libreria questa scritta: Nous n'avons pas de livres de Trailveller. Vuol dire: noi non abbiamo i libri della Trailveller. Fa una foto e la posta su Facebook. In pochissime ore ci sono 20.000 contatti. Succede un dibattito clamoroso, si verifica un dibattito straordinario nel mondo culturale francese, dicendo: ecco, c'è gente che si oppone a questa deriva, perché non volevano sapere nulla del contenuto di questo libro, in cui veniva raccontata la storia e soprattutto la rottura della storia con l'allora Presidente della Repubblica. Quindi c'è un grande dibattito. Cosa succede? Addirittura una libreria tra le più famose di Francia, Comte des Pages, nella Saint-Germain-des-Prés,
pubblica, mette una catasta di libri tutti della Merci pour ce moment e dice, scrive, comprendiamo chi non ha voluto vendere, ma noi abbiamo fatto un'altra scelta. Quindi grande dibattito. Qualcuno però si pone il tema, ma perché Damian Petrovic ha scritto questo cartello? E uno va all'intervista, dice, ma guardate, perché voi avete fatto questa scelta di non vendere questo libro? E lui risponde, veramente, noi il libro volevamo venderlo e che non arrivava per la distribuzione. E quindi, dato che la gente veniva a chiedere se c'era il libro Merci pour ce moment, che dice no, il libro non c'è. Quindi abbiamo dovuto mettere il cartello. Non era una scelta ideologica, era una necessità. Quindi vuol dire che le coincidenze, caro Domenico, a volte sono degli equivoci. Il terzo aspetto per cui la coincidenza del libro di Domenico Dare è importante è che si svolge nell'ambito delle manifestazioni di Essere a Soveria 2017. Ogni anno abbiamo dato un tema. Quest'anno è Bianca come la notte. È un'inversione del senso comune per ricordare i 20 anni dell'invenzione della notte bianca in Italia, che è avvenuta proprio a Soveria Mannelli, grazie all'allora assessore comunale al dissolvimento dell'ovvio Giordano Bruno Guerri. Non si chiamava Notte Bianca, si chiamava SMOC, Soveria Mannelli, orario continuato. È un fatto clamoroso e da lì si sono poi sviluppate tutte le altre notti bianche d'Italia, a cominciare da quella di Roma, quando poi dal sovraccarico elettrico saltò manco la luce in buona parte del sud Italia. Allora, quest'anno celebriamo la Notte Bianca. Per motivi organizzativi l'abbiamo anticipata di una settimana, l'11 di agosto, perché ci sarà Giordano Bruno Guerra. Avremo la presenza del presidente della Lazio, Lotito, Claudio Lotito, il cui papà è nato a Soveria Mannelli, quindi ci sono legami con la nostra comunità. Assegneremo il premio Calabria Ambiente a uno dei più grandi intellettuali italiani, che si chiama Salvatore Settis, ex direttore della Normale, consulente del Louvre, un uomo di grande cultura che tutto il mondo ci invidia, archeologo di origini calabresi, di Rosarno. E abbiamo organizzato l'Università d'Estate, il cui tema è il futuro della storia. Ci saranno Giordano Bruno Guerra l'11 agosto, il 25 di agosto Ciriaco De Mita, segretario nazionale della Democrazia Cristiana dall'82 all'89, presidente del Consiglio nell'87 e nell'88, e poi Magda Alam il 28 di agosto. Quindi sono punti di vista, alcuni molto, diciamo, forti, molto pronunciati, però in Italia, in cui si parla sempre del ma anche, del politicamente corretto, avere qualcuno che dice le proprie idee in maniera definita è un vantaggio. Anche perché abbiamo seguito proprio il motto di Giordano Bruno Guerra quando ha fatto l'assessore al dissolvimento dell'ovvio, che era la mente va aperta tutta, come il paracadute. E allora noi dobbiamo dare ospitalità, dobbiamo avere una mente ospitale, come avrebbe detto Borges. E allora avremo anche presentazioni di libri molto importanti, libri della Rubettina, abbiamo questa grande fortuna di avere una delle più importanti case editrici d'Italia, e ci sarà Giuseppe Baldessarro che presenterà un libro, Questione di rispetto, l'impresa di Gaetano Saffiodi, che è un testimone di giustizia, e poi sempre di Giovanna Pancheri, Buio a Parigi, che parla del tema straordinario del terrorismo islamico. Sono due appuntamenti importanti e significativi. La quarta coincidenza è il luogo dove noi ci troviamo. E siamo nell'Officina della Cultura e della Creatività, che è stata costruita dalla precedente amministrazione e che il nostro sindaco Sirianni sta animando con una serie di attività di qualità e che tendono a sviluppare questo luogo come uno dei luoghi centrali della città. Essere creativi è fondamentale, e questo soprattutto per le giovani generazioni, che voi sapete bene che la vita è quella cosa che ci capita addosso mentre stiamo pensando ad altro. Allora, le giovani generazioni hanno una duplice opportunità e una duplice difficoltà. Le giovani generazioni hanno il massimo dell'incertezza unita al massimo delle opportunità.
perché non c'è nulla di definito, è tutto un campo aperto. Dipende dalle capacità individuali. E le capacità individuali non devono essere basate sulla furbizia, ma devono essere basate sull'intelligenza, sull'impegno, sulla cultura. E allora l'unico limite che noi abbiamo in questo contesto è quello dell'immaginazione. Sopra questo luogo c'è la più grande videoinstallazione d'Europa, l'ha realizzata Fabrizio Plessi, si chiama La memoria del futuro. Fabrizio Plessi è uno dei più grandi videoinstallatori viventi. Quando inaugurò la mostra alle Scuderie del Quirinale era presente l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il padiglione italiano di Shanghai dell'Esposizione Universale realizzato da Fabrizio Plessi. Parliamo di un artista di livello internazionale. Sopra questa piazza c'è questa grande videoinstallazione. E questo luogo è importante perché in base alla teoria del baricentro, Soveria Mannelli è al centro della Calabria, che è una teoria geometrica. Probabilmente non è esattamente qua, diciamo, il centro della Calabria, però ci siamo molto vicini. Quindi è un elemento su cui ribadire la nostra, diciamo, unicità, la nostra vocazione, in ogni caso la nostra vocazione. Allora, la vocazione che è quella di essere una piccola, grande capitale della comunicazione. C'è la Robettino, c'è la circostanza che abbiamo realizzato nei primi anni 2000 il sogno di creare il comune più informatizzato del nostro paese, quando ancora internet non si sapeva cos'era in tante altre parti d'Italia e la gran parte delle istituzioni italiane non avevano neanche un sito internet a cui fare riferimento. Allora, questi aspetti noi abbiamo inteso sviluppare, stiamo sviluppando con il sindaco Siniani. Il quinto aspetto è che noi, e quindi la quinta coincidenza, che la scrittura è progresso civile. Allora, cerco di spiegarmi. La scrittura è collegata con l'evoluzione dell'umanità. La scrittura e quindi la lettura. A livello genetico, il nostro sindaco lo sa, che è un grande medico, e noi non siamo nati per scrivere o per leggere, noi siamo nati per parlare. La nostra mente è predisposta per parlare. Quindi l'esercizio della scrittura e l'esercizio della lettura vanno acquisiti. E quindi vanno acquisiti ed esercitati, vanno praticati. E allora diventa importante la lettura, la scrittura, per la crescita economica, civile, culturale. Mimmo Cangemi, un tuo collega, ha detto, per esempio, che la 'Ndrangheta ha trovato davanti a sé un grande ostacolo, che è rappresentato dagli scrittori, caro Peppino, che negli ultimi anni hanno dato prova di sé, delle proprie abilità e della propria capacità. Parliamo di Gioacchino Criaco, che ha pubblicato proprio a Soveria Mannelli, la Anime Nere, che nel 2014 è stato premiato al Festival del Cinema di Venezia. Parliamo dello stesso Mimmo Cangemi, dai cui libri sono stati tratti anche sceneggiati in prima serata su Rai 1. Parliamo di Nicola Gratteri, un magistrato al quale ogni italiano deve qualcosa e che ospite più volte di Soveria Mannelli. E poi anche altri autori che hanno parlato di questo tema della criminalità. A cui si aggiungono anche altri autori che non hanno parlato direttamente della criminalità, ma che hanno individuato la Calabria come luogo elettivo di grandi scrittori. Mi riferisco a Carmine Abbate, che nel 2012, in occasione del 50° anniversario, ha vinto il premio Campiello con Le colline del vento. Mi riferisco ad Angela Bubba, giovanissima, che il suo primo libro nel 2010, La casa, è stato finalista al premio Strega. E mi riferisco a Domenico Dara. Domenico Dara è un caso editoriale, già con due soli libri pubblicati e nell'Olimpo della letteratura italiana. È cresciuto a Girifalco. Ora voi sapete bene che Girifalco è celebre per la presenza di un manicomio.
E questo, ed è un'altra coincidenza, ti accomuna ad un altro ospite della nostra comunità che per tanti anni è stato presente. Mi riferisco a Marcello Veneziani, che è Antonio Abruzzese, mi sembra che ci sia, e il presidente onorario dell'Associazione Fiore di Lino, che è quella che esprime l'amministrazione comunale. E Marcello Veneziani è di Bitonto. Di Bisceglie, e a Bisceglie c'è un altro celebre manicomio, quindi non so, quest'altra coincidenza che accomuna i nostri ospiti. Allora, il breve trattato delle coincidenze, il primo libro di Domenico che lo ha posto all'attenzione nazionale, è del 2014. Per la verità era stato già premiato l'anno prima nel premio Italo Calvino. La vicenda si svolge a Girifalco e parla di un postino. Ora, non so quanto e in che modo magari il film di Troisi abbia potuto essere, diciamo, lo sfondo di questo racconto, di questo libro, che è stato definito un inno alla scrittura. Ora, un inno alla scrittura che è stato riconosciuto con la concessione del premio Palmi, del premio Corrado Alvaro. E anche qua ricorrono le coincidenze. Il premio Palmi, Leonida Repeci, Corrado Alvaro, va da sé, due grandi scrittori nazionali nati in Calabria. Allora, nonno, è un'altra coincidenza qual è? È che il critico d'arte Serino, a cui faceva riferimento il nostro sindaco, è stato uno dei giurati del premio Tropea, non so se lo sia ancora, io l'ho conosciuto in quella circostanza, e ti ha definito un genio. Ora, tanti anni fa, lessi una frase di Oreste Del Buono, in riferimento a quel grande attore che era Carmelo Bene, e diceva così: in Italia abbiamo un genio, ce lo meritiamo. Mutuando, noi potremmo dire: in Calabria abbiamo un genio, ce lo meritiamo. È una domanda retorica che ti pongo. Sempre per Nutrimenti, e qua c'è ancora un'altra coincidenza, Nutrimenti è collegata a un libro, è fondamentale, perché i libri sono il nutrimento per eccezione della mente. E quindi è un altro aspetto importante, libro pubblicato nel 2016, che si chiama Appunti di meccanica celeste. Ora, già dal titolo viene richiamato un verso di un grandissimo cantautore italiano che parla di meccaniche celesti, ed è Franco Battiato, che in Segnali di vita, che nel 1981, all'interno dell'album La voce del padrone, parla proprio di meccaniche celesti. L'album La voce del padrone è quello che contiene canzoni straordinarie, come Il centro di gravità permanente, oppure La bandiera bianca, in cui fa riferimento al terrorismo e parla di idioti dell'orrore, e fa riferimento alla politica, parlando dei programmi demenziali con tribune elettorali, che adesso potremmo tradurre nei talk show, da porta a porta a tutti gli altri, nessuno escluso. Ora, un'altra coincidenza qual è? Io non sapevo che avremmo organizzato questa manifestazione. Il 29 giugno di quest'anno, intorno alle ore 12, a Ronchi dei Legionari, io incontro Franco Battiato. Incontro Franco Battiato, mi presento e gli ricordo una sua esperienza, quella che lui maturò tra il novembre del 2012 e il marzo del 2013 nella regione siciliana, andando a ricoprire il ruolo di assessore al turismo e alla cultura. Io gli ricordai che ero stato il presidente degli assessori regionali alla cultura d'Italia, e lui mi disse: mio caro, quelli sono stati i 5 mesi più inutili della mia vita. Allora, per estensione, per astrazione, io non sono stato 5 mesi assessore, ma quasi 5 anni, quindi tenete conto quindi del commento. Allora, questo libro è ancora ambientato a Girifalco. Secondo me, poi tu mi dirai, uno degli esempi della minorità meridionale,
perché ormai la questione meridionale rientra nel novero delle questioni irrisolvibili, come la questione palestinese, e, oppure il rapporto tra scienza e fede, cioè, vanno a risolvere un problema di questo tipo. E secondo me che tutti, la gran parte delle opere, dei romanzi che ci fanno studiare a scuola sono ambientate al nord o al centro-nord, raramente sono ambientate al sud, e non per nulla negli ultimi programmi ministeriali gli autori meridionali in alcuni corsi di studio delle superiori non sono assolutamente previsti. Non è previsto Sciascia, non è previsto Pirandello, non è previsto Verga, non è previsto Capuano, non è previsto Edoardo De Filippo. Allora, in questo quadro io credo che tu, parlando di Girifalco, in un certo senso risarcisci tutto il tessuto meridionale di questa assenza della letteratura italiana, almeno a livello simbolico. E poi in questo libro si parla di 7 personaggi. Ora, 7 è un numero simbolico, quanti altri mai? 7 sono i giorni della settimana, 7 sono le note musicali, 7 sono i giorni della creazione, 7 sono i samurai, 7 sono i cavalieri dell'Apocalisse e 7 sono i personaggi in cerca d'autore di Pirandello. E allora io che trovano o sconvolgono la loro vita con l'arrivo di un circo. Una delle mie frasi preferite, come sanno i miei amici, è che nulla succede per caso nella magia del mondo. E allora io ti domando e ti introduco e ti saluto con queste domande. L'arrivo del circo è un destino o è l'ennesima coincidenza? O sono le conseguenze proprio e appunto di meccaniche celesti? Amici, Domenico Dara, accogliamolo con un applauso. Allora, buonasera. Io volevo ringraziare il sindaco e volevo ringraziare Mario per essere qui oggi. Per me è un piacere stare a fianco a voi ed è un piacere aver ascoltato l'introduzione di Mario, che è andato proprio a ricucire una serie di coincidenze di fronte alle quali non si può restare indifferenti. Allora, tu fai una domanda, Mario, di quelle che sono insolubili, no? Tu hai il rapporto scienza-fede, il rapporto tra destino e caso è anch'esso un problema insolubile. Io ho cercato di sondarlo nei miei libri. Se c'è un tema che accomuna il breve trattato sulle coincidenze, gli appunti di meccanica celeste, è proprio questa ambivalenza e questa dicotomia tra il destino e il caso. Se cioè noi agiamo in base a un disegno che è già prestabilito, oppure se non c'è nulla di sensato in quello che ci accade. Diceva Mario, sono contento di sapere che una delle frasi che Mario preferisce, nulla succede per caso, perché il titolo di un saggio importante pubblicato da Mondadori è che è stato uno dei libri che avevo letto quando dovevo informarmi sulle coincidenze per scrivere il libro sul breve trattato. Iniziai proprio dal breve trattato per cercare di parlare di questo tema. Il postino del paese in fondo andava alla ricerca di coincidenze, no? Perché cercava le coincidenze? Proprio perché, come diceva Mario, era assillato da questo dubbio, che penso che è un dubbio che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto, a prescindere dal fatto se abbiamo letto, se non abbiamo letto, se abbiamo studiato. Penso che anche mio nonno, terza elementare, contadino per tutta una vita, anche lui, secondo me, mentre era tra i campi, questa domanda una volta nella vita se la sarà fatta. Magari dopo una giornata di fatica, dopo un raccolto che è andato a male, se anche mio nonno si sarà chiesto: ma sono qui a fare che cosa? È questa vita che mi è stata assegnata? Ha un senso questa fatica quotidiana? O tutto si perde a caso come l'acqua con la quale irrigava le piante, che spesso non seguiva il tracciato che lui aveva fatto con la zappa? Quindi è una domanda, secondo me, che riguarda tutti. Ed è una domanda, sono una di quelle domande paradossali rispetto alla quale nessuno ha più competenze di un altro per rispondere. Quando mi chiedono: ma tu credi in un destino che è già stato scritto o credi che è vissuto accada per caso? Io rispondo: quali
quali merito io per dare una risposta che sia superiore a quella del lettore che in quel momento mi ha fatto quella domanda? Io penso in maniera molto tranquilla che i libri non sono fatti, non sono scritti per dare delle risposte. Io penso che i libri debbano porre delle domande. Ecco, un libro è un libro, secondo me, riuscito quando, dopo averlo chiuso, ci portiamo dietro non delle certezze, ma dei dubbi. Perché il dubbio è fecondo, le certezze non sempre. E il postino era un uomo pieno di dubbi, ogni cosa che faceva. Ma pure i panni amprati per strada erano segno del caso o c'era dietro a quel disegno un destino. Il postino diceva, tutto ha un senso, è come Mario, nulla succede per caso, tutto ha un senso. Chi gli dava la conferma che tutto avesse un senso? Le coincidenze. Ma allora il postino è ossessionato dalla fiaba di Pollicino, la trovata dei sassolini lasciati per strada, no? Perché? Perché gli piaceva l'idea che ci fossero dei segni visibili, in quel caso i sassolini luminosi, che indicassero a qualcuno la strada che deve seguire. Pensateci, il postino diceva, se anche noi fossimo come Pollicino e trovassimo sulla nostra strada dei sassolini che ci indicassero la strada da seguire, sarebbe tutto più facile. Io oggi devo fare una scelta, non so che scelta fare, non so se andare a destra o a sinistra, non ci sono problemi, ci sono dei sassolini che mi dicono vai da questa parte, vai da quest'altra parte. Il dubbio si risolve, sarebbe tutto più semplice. Ma noi viviamo una situazione per cui spesso le cose più semplici non ci appartengono. E allora il postino dice, come facciamo nell'avere la conferma o una piccola certezza che abbiamo fatto le scelte giuste nella vita? Quando noi abbiamo rimpianti, quando abbiamo rimorsi, anche mio nonno probabilmente aveva rimpianti e rimorsi. Chi ci dice che quel giorno, di fronte a una scelta decisiva che poi ha dato una svolta completa alla nostra vita, noi abbiamo fatto la scelta giusta? Chi mi dice che io qui, in questo momento, davanti a voi, sono, come dire, di fronte a una vita autentica, invece tanti anni fa, quando feci la scelta per cui scelsi di essere qui, non feci una scelta sbagliata, una vita diversa e forse una vita migliore di quella che io ho oggi? Chi mi dà questa certezza? Il postino continua a chiedersi continuamente, ma dove sono i segnali evidenti, i sassolini che mi dicono che io ho scelto quella volta in maniera concreta, in maniera giusta? E giusta è una categoria morale importantissima. E allora lui una mattina, perché le coincidenze sono più presenti di quanto noi pensiamo, una mattina leggendo un articolo della Gazzetta del Sud, un articolo di cronaca nera, si trova di fronte a questa notizia. È stato arrestato il mostro della Cascina. Aristide Ghirello, conosciuto come il mostro della Cascina per aver violentato e ucciso 5 anni prima una fanciulla a Torino che si chiama Antonia Corte, viene arrestato 4 anni dopo in un paese sperduto della Patagonia argentina, Neuquén, da un poliziotto argentino che si chiama Antonio Cortés. Il postino comincia a pensare. È una coincidenza necessaria, direbbe il professore Di Mario Giorgio Colli. È una coincidenza necessaria, lo direbbe anche Jung, che è il grande teorizzatore della coincidenza significativa. La donna uccisa a Torino ha lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa età del poliziotto che ne resta l'assassino dall'altra parte del mondo. Ora voi pensate quanti miliardi di nomi ci sono al mondo, quanti miliardi di persone, quanti miliardi di strade. La donna uccisa a Torino ha lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa età del poliziotto che ne resta l'assassino nell'altra parte del mondo. Era una coincidenza così rara che accadesse, che proprio perché accade dimostra, palesa, una sua necessità, un suo bisogno. Una coincidenza significativa, che vuol dire una coincidenza che dà significato a quell'episodio. Questo fatto di cronaca che viene riportato nel breve trattato è un fatto vero.
tra i tanti fatti che accadono nel postino, che possono sembrare veri, che in realtà sono inventati, uno dei pochi episodi che sembrano in realtà inventati per dare ragione a questa teoria della coincidenza è invece un articolo vero, questo che dico è successo veramente, e lo stupore del postino di fronte a quella coincidenza fu la mia, fu il mio stupore. Quando lessi quell'articolo mi imbattei in questa coincidenza che era così rara che accadesse, che necessariamente doveva avere un significato. E quando il postino legge quell'articolo è come se una luce si accendesse nella sua testa. Ho trovato i sassolini. Vuoi vedere, pensa il postino, che i sassolini di Pollicino, quelli che indicano la strada giusta, sono le coincidenze? Che le coincidenze sono i sassolini che qualcuno, un'entità a cui non diamo il nome, semina lungo la nostra strada per indicarci il sentiero che dobbiamo seguire. E il postino si convince a tal punto di questo, che su un quadernino nero come questo comincia a trascrivere tutte le coincidenze che gli accadono, tutte, numero 1, numero 2, numero 3. Raccoglie al momento della storia 462 coincidenze. È ovvio che più coincidenze raccoglie, più sassolini ha messo nella tasca e più si illude che la strada che sta seguendo è una strada giusta. Si illude. Perché è ovvio ed è scoperta l'illusione di questa ricerca e l'ambiguità generale che grava su questa ricerca. Perché il postino deve assolutamente cercare delle prove materiali che la vita che vive è una vita giusta? Proprio perché in fondo, teme e pensa che la vita non abbia un senso. La ricerca nasce dal dubbio. Questo accade anche negli appunti di meccanica celeste. È il filo rosso che lega i personaggi. Qui abbiamo 7 personaggi che allo stesso modo arrivano in un momento della loro vita in cui come un binario morto non sanno che fare. In cui si guardano indietro e dicono: ma è questa la vita che ho vissuto? Per arrivare a questo punto morto, tanti anni di affanni, di pensieri, di sospiri, di rimpianti, per che cosa? 7 personaggi sospesi a cui arriva in aiuto qualcuno o qualcosa. Nel breve trattato c'è il postino che aiutava le persone, aprendo le lettere, intervenendo negli epistolari, era come un angelo custode. Qui invece abbiamo un circo. 7 personaggi, ve dico brevemente: Archidemo Crisippulo stoico, Concettina la sicca, Rorò l'avventurata, Malarosa la mala, Angelirdo il figlio, Don Venanzio l'epicureo e Lulù il pazzo. Ovviamente siamo a Girifalco. Il pazzo non può mancare a Girifalco. È un pazzo importante, il pazzo che apre e chiude il romanzo dopo che quello stesso pazzo aveva chiuso il breve trattato sulle coincidenze. Questi 7 personaggi sono così, è un binario morto. Che fanno? Archidemo Crisippulo stoico, come dice l'epiteto, è uno che è veramente distante dalla vita. Per lui gli uomini sono delle cose da evitare, assolutamente evitare. Perché? Perché quando era ragazzo, Archidemo Crisippo, che aveva un fratello più piccolo che si chiamava Sciacchinello, va nel bosco insieme al fratello e quel giorno il fratello scompare, si perde nel bosco, non tornerà mai più. E tutta la vita Archidemo Crisippo vivrà con questo profondo senso di colpa, per non essere stato capace di proteggere quel fratello che amava. E dopo quel dolore, quella tragedia, lui si distacca ancora di più dagli uomini. Concettina la sicca è una donna che non può avere figli, la sicca, così chiamata dalla comunità dove vive. E quindi è il dramma di una donna che vorrebbe da piccola diventare madre, che sogna questa maternità, questa pancia gravida, questo bimbo che gli gira per strada e che la chiama mamma, ma si accorge che il destino ha deciso altro per lei. Malarosa, la mala, questa donna cattiva e brutta, a cui la vita non ha mai dato una gioia e che quando gliel'ha mostrata con un amore di Salvatore, subito gliel'ha tolta per darla a qualcun altro. Angelirdo, questo figlio straniero, albino, che viene emarginato, che non ha mai conosciuto il padre. 7 personaggi mancanti, che si trovano sia del 10 agosto, sia delle stelle cadenti,
ad esprimere un desiderio. E la cosa curiosa è che tutti e sette i personaggi esprimono il loro desiderio legato a questa, a questo affetto mancato e mancante sulla stessa stella cadente. Tutti e sette i personaggi, in punti diversi del paese, guardano la stessa stella cadente, la Perseide 1428. E in quel momento sulla stessa stella, che dura 1,16 secondi, l'apparizione esprime il loro desiderio. Ovviamente Archidemo esprime il desiderio di incontrare il fratello, sperando che il fratello sia ancora vivo. Ma la Rosa spera che la donna che ha spruzzato Salvatura muoia, così magari ha qualche speranza di riprenderlo. Angelietto esprime il desiderio di poter incontrare il padre, che non ha mai conosciuto, e così via. Sette personaggi esprimono sette desideri. E il giorno dopo a Girifalco, come evocata da questa pioggia di stelle cadenti, da questi desideri, arriva un circo. In realtà a Girifalco aspettavano le giostre, no? Perché per le feste patronali arrivano le giostre, ma le giostre quel giorno stranamente non arrivano. Arriva un circo, il circo Engelmann, il circo degli uomini angelo. Ed è un circo che capita a Girifalco per sbaglio. Doveva andare in Sicilia per un festival circense, sbaglia strada e si trova a Girifalco. E siccome non fa più in tempo ad arrivare in Sicilia per l'inizio del festival, decide di restare a Girifalco per 2 settimane, le 2 settimane di festa patronale, con l'appoggio anche del sindaco che gli dice: restate qua, c'è tanta gente, avrete buoni incassi, allietate il paese per 2 settimane. Il circo arriva a Girifalco, il circo, o meglio, 7 personaggi del circo: Cassiel, il domatore di leoni, Batral, il trapezista, Ghibril, l'equilibrista, Micaela, la contorsionista, Gibr, il lanciatore di coltelli, con la sua assistente. 7 personaggi del circo incontreranno i 7 personaggi del paese e ne cambieranno in qualche modo il destino, offriranno loro una seconda possibilità, quella che spesso anche noi chiediamo quando ripensiamo alla nostra vita e vorremmo cambiare qualcosa di quello che abbiamo vissuto. Ora, il destino, il caso, le meccaniche celesti. Perché appunti di meccanica celeste? Perché Archidemo Crisipulo Stoico è convinto che noi ci muoviamo come i pianeti, come gli astri. Così come i pianeti e gli astri hanno delle traiettorie già prestabilite, sempre le stesse. Nettuno gira sempre allo stesso modo. La Terra segue sempre la stessa traiettoria. Tutto il sistema solare, sempre. In quel modo, dice Archidemo, anche gli uomini hanno delle traiettorie già prestabilite. Come i pianeti anche noi seguiamo sempre la stessa orbita, sempre una vita che è già stata tracciata inconsapevolmente. Noi non sappiamo, come la Terra probabilmente non sa, che segue ogni anno lo stesso giro di 365 giorni, ruotando su se stessa. Neanche noi sappiamo inconsapevolmente che seguiamo una parabola che è già stata tracciata. Non c'è niente da fare, tutto è già stato deciso. Questo dice Archidemo Crisippo. Noi gli uomini, anche sulla Terra c'è la meccanica celeste. Anche noi viviamo in un meccanismo, in un sistema in cui tutto, anche questa pagina che si gira, è già stata calcolata. Anche gli appunti che prende Mario, tutto è già stato calcolato. Come le megaptere. Cosa c'entrano le megaptere? Le megaptere sono delle balene. È una contraddizione megaptera. Megaptera vuol dire grosse ali, no? E le balenottere sono questi animali pesantissimi, perché sono balene, ma che saltano come delfini, proprio per queste grosse ali che hanno e che gli danno il nome. Quindi sono esseri pesanti e leggeri allo stesso tempo. Ma la cosa straordinaria delle megaptere, di questi animali, è che ogni anno, durante la loro migrazione stagionale dalle coste africane al nord Europa, ogni anno seguono sempre la stessa traiettoria. Allora voi immaginate questo branco di balenottere che partono dall'Africa, attraversano una vastità infinita di acqua salata
e ogni anno seguono sempre la stessa rotta, non sbagliano di un grado, come se veramente si muovessero in base a una traiettoria, come i pianeti, anche le megaptere, come Plutone, come la Terra, come Marte, come gli uomini, secondo Archidemo Crisippo. Quindi, se noi stiamo a quello che dice Archidemo Crisippo, il destino ci ha tracciato. Non è però così per tutti gli altri personaggi. C'è qualcun altro che invece non la pensa così. Angelirdo il figlio, per esempio, non pensa a questo. Angelirdo il figlio è figlio di una ragazza madre, a Girifalco, in quegli anni. Immaginate la gravità, che vergogna, che onta per una famiglia avere una ragazza di 18 anni che è madre senza avere un compagno. È forestiero perché arriva da Catanzaro, lui non è di Girifalco, arriva da Catanzaro con la ragazza madre, con la mamma. E in più è albino, ha una macchia bianca tra i capelli. Tutto quello che accade a Girifalco è colpa di Brutto, è colpa di Angelirdo. La comunità ricama intorno a questo bambino con la macchia bianca, come se fosse l'elemento di maledizione della comunità. Tutto ciò che accade di negativo, di brutto, è colpa di Angelirdo, è colpa del suo ciuffo bianco. È lui la maledizione. Date queste premesse, e cioè la povertà da cui Angelirdo parte, la superstizione di cui è oggetto da parte della comunità, Angelirdo sembra avere un destino già tracciato, sembra cioè che la traiettoria del pianeta Angelirdo sia già decisa, è destinato ad essere un maledetto, ad essere un delinquente. E invece, grazie all'arrivo del circo, Angelirdo scopre di avere una grande qualità, che quando la metterà in atto in un episodio particolare della storia, dimostrerà a tutti di essere il contrario di quello che pensavano. E in un attimo, in un secondo, in un grado di rotazione terrestre, il destino di Angelirdo cambia grazie alla sua capacità. Era un delinquente, diventa l'eroe del paese, portato in gloria da tutti, come se fosse la statua di una Madonna, Angelirdo. Allora chi ha ragione? Ha ragione Archidemo Crisippo, lo stoico, che dice: non c'è spazio per la nostra azione, tutto è già stato scritto. O ha ragione Angelirdo, che dice: non è così. Noi possiamo, con le nostre forze e con la nostra capacità, incidere e modificare quella traiettoria che è già stata tracciata. Mario, chi ha ragione? Io non posso dirlo. Io, o meglio, posso dirlo per il mio modo di vedere la vita. Mario sicuramente avrà una risposta diversa, con motivazioni che sono altrettanto fondate che le mie, come chiunque di voi potrebbe rispondere, e la sua risposta sembra la risposta giusta. E queste sono quelle risposte, come la fede, come il rapporto tra la scienza e Dio, come diceva Mario, che non sono domande risolvibili. Le domande, le vere domande, sono quelle che non prevedono risposta, altrimenti sarebbero delle affermazioni camuffate. Le domande vere non prevedono risposta, e quindi fatevi domande alle quali non potete rispondere. Vediamo di organizzare qualcosa che possa coinvolgere gli studenti della nostra comunità. Allora, se ci sono domande, abbiamo la possibilità di confrontarci con un grande scrittore italiano, cogliamo questa possibilità. Professoressa, vuole dare un contributo? Giocava in casa. E poi il papà di Stilo, Campanella, quindi voglio dire, sai, quindi postino. Quindi. La nostra sola residenza sono io. E anche quest'anno, dato che parliamo del 10 agosto, io sono nata il 10 agosto, quindi le coincidenze. Sì. Io non vedo l'ora
il discorso della coincidenza significativa, no? Nata il 10 agosto, è una coincidenza, ma è una coincidenza perché lei fa caso a questa cosa. Una delle nozioni che vengono fuori poi dal breve trattato è, cioè, cos'è poi alla fine una coincidenza? Perché quello che per me è coincidenza non è coincidenza anche per Mario, non è per nessun altro. Quando Jung parlava di coincidenza significativa, intendeva questo, cioè due eventi che sono completamente slegati fra di loro, a un certo punto ritrovano un nesso, ma quel nesso non è nelle cose, è nella mente che interpreta quel nesso dandogli un significato. Quindi probabilmente il fatto di associare la sua data di nascita al 10 agosto per lei può avere un significato. Quella coincidenza che è sua, per il resto delle persone non è una coincidenza, e anche questa è una cosa molto interessante. Qualche giovane, qualche domanda? Non so se abbia fatto apposta Mario, ma quando nella sua introduzione ha detto una cosa che è assolutamente sacrosante, cioè che non è naturale per noi leggere. Io aggiungo che è ancora meno naturale scrivere. Cioè scrivere la scrittura è un'attività antinaturale. È naturale mangiare, è naturale parlare, comunicare, ma scrivere non è naturale. Cioè non è naturale che un uomo si chiuda in una camera al buio per tante ore, non è naturale. Allora ci deve essere una spinta, penso profonda, che porta qualcuno a chiudersi, a isolarsi dal contesto, per probabilmente per mettere ordine forse nella sua vita prima di tutto, no? Quindi la scrittura è sempre, secondo me, il punto d'origine della scrittura è sempre un confronto con se stessi, un tentativo di mettere ordine in un caos in cui probabilmente hai perso la bussola. Nel breve trattato c'è l'immagine del postino la sera quando va a letto che rammenda il buco del calzino, no? Toglie le scarpe, vede che il calzino è bucato e lo rammenda con ago e filo, con gli stessi gesti che faceva la madre. Ecco, io penso che la scrittura sia questo, sia un'attività sartoriale molto, in cui al posto dell'ago e del filo noi usiamo la penna per rammendare dei buchi, che ovviamente sono buchi, sono mancanze nostre. La speranza è che rammendando i propri buchi, le proprie mancanze, il lettore ritrovi parte delle proprie mancanze e anche lui con l'atto della lettura ricami, quindi chiuda le proprie mancanze. Un libro arriva a metà fin quando lo scrivi, poi è sempre il lettore che deve concludere quel processo creativo. Io penso che sia questa la spinta ultima alla scrittura, proprio questa necessità di fare i conti con se stessi. Altra domanda? Qualche altra domanda? Pepe. Allora, veramente un pomeriggio ricco di suggestioni. Allora, riprendere per concludere il senso delle due domande. La prima è le coincidenze di San Lorenzo, potremmo chiamarle, e tu hai giustamente individuato che il nesso non è nelle cose, ma nella mente di chi li collega.
non voglio ricordare o non voglio citare un nome, solo nella mia città, un ricordo personale. Allora, mio padre si chiamava Michele, 7 lettere. Mia madre Yolanda, 7 lettere. Mio padre era nato il 7 giugno del 21, morto l'8 aprile del 2005. Sommando i numeri della data di nascita e sottraendola a quella della data di morte, io arrivo a 7. Ancora, io mi chiamo Mario e sono nato Settimino. Sono nato a settembre. Sono stato il 7° sindaco di Saverio Mannelli dall'inizio della Repubblica. Quindi il numero 7 è un numero che, diciamo, ha contraddistinto, contraddistingue la mia vita. Io non so se è vero o meno, ma se io faccio una telefonata e c'è muore 19:16, se fosse 19:17 non farei mai una telefonata. Perché quando c'è il 7, 7, 27, 17, 37, o non prendo la linea, cioè, o la telefonata non va bene. C'è una telefonata che non produce nessun effetto. Non so se sia così, però l'ho notato proprio, ci ho riflettuto la notte in cui era morto mio padre. Allora, il nesso è giustamente nelle coincidenze, nella testa di chi vive le cose. La seconda riflessione è l'urgenza dello scrivere. Perché scrivere, lo ha detto benissimo Domenico, è un atto terapeutico, perché fa mettere ordine ai tuoi pensieri o alla tua vita. Cioè, io non scrivo romanzi, io scrivo saggi. Quando scrivo metto a punto le mie idee, metto a fuoco le idee, ed è un esercizio terapeutico, perché ti chiarisce quello che tu pensi, perché molto spesso tu non lo sai quello che pensi. E quindi è un'azione in un certo senso maieutica. Bellissima questa definizione dell'attività sartoriale. Cioè, questa andrebbe, diciamo, illustrata e fatta conoscere, perché è veramente una visione bellissima. E allora, non so se tu sei mai stato, sì, vivi al nord, se ti capita, vacci, a Fontanellato, in provincia di Parma, dove un genio come te, che si chiama Franco Maria Ricci, ha abbandonato l'attività di editore più raffinato del mondo per costruire un labirinto, il labirinto dell'Amazzonia. E allora, se tu vai, puoi andare a destra o a sinistra, e a seconda di dove vai, tu riesci a trovare la strada per arrivare alla fine del labirinto oppure no. Uno può starci anche giornate intere e non riuscire a trovare la strada. Ora, al centro del labirinto c'è una piramide, e la piramide che poi sarebbe una cappella, una chiesa, probabilmente il luogo dove vorrà essere sepolto Franco Maria Ricci. Ma il labirinto che tu trovi all'interno della chiesa è diverso dalla costruzione del labirinto di bambù, perché nel labirinto che c'è sul pavimento della piramide non sono previste alternative, cioè la strada è una ed è quella strada che ti conduce alla fine, alla porta. Allora, in questo senso, ecco, noi troviamo proprio nel labirinto dell'Amazzone le due alternative di cui stasera abbiamo parlato, del caso o del destino. E allora, queste domande insolubili, ed è verissimo quello che tu dici, alle vere domande non ci sono risposte. Se ci sono risposte, vuol dire che non sono vere domande. Sono domande inutili, retoriche, inventate, di circostanza. Questa sera abbiamo avuto il raro privilegio di ascoltare uno scrittore colto, un narratore pieno di grazia, un autore di libri folgoranti, che racconta la realtà come se fosse inventata. Grazie Domenico.